Questo è un giorno speciale. È un giorno speciale perché è domenica, il giorno del Signore, ma non solo, oggi è anche il mio giorno, compio gli anni, divento più vecchio. Sono 29, signori miei, 29 iniziano ad essere un po' tanti, però questo è, lo accettiamo e andiamo avanti. Ma è un giorno importante anche perché dovrebbe essere, se non il giorno, la vigilia del ritorno di Cristiano Ronaldo. E ieri Pavel Nedved ha lanciato boom boom boom, una dietro l'altra, delle vere e proprie bombe di mercato. È andato a confermare 3 trattative. Ne parliamo, probabilmente lo avete letto anche su OneFootball, che potete scaricare qui sotto nei commenti, e qui sotto in descrizione c'è il link per prenderlo e metterlo gratuitamente sui vostri cellulari. Qualsiasi sistema operativo, non vi preoccupate, news aggiornate in tempo reale, che poi noi andiamo a commentare appunto sul canale YouTube, gratis. E un like, dato che è il mio compleanno, fatemi gli auguri con un mi piace e un commento qui sotto. Trattative confermate da Nedved. Cristiano Ronaldo che torna e rimane. Paolo Dybala che è in contatto, che rubini con la gente, e che quindi molto presto si cercherà di trovare un accordo, già nei prossimi giorni, già nelle prossime ore, quindi potrebbe essere la vigilia del ritorno di Ronaldo e dell'incontro tra Juventus e agente di Dybala. Giorgio Chiellini in questo momento è in ferie, in vacanza, lasciamolo riposare e recuperare, che poi ci troviamo e ne parliamo. 3 giocatori all'interno della rosa della Juventus, 2, perché uno è scaduto, che è Giorgio Chiellini, e quindi molto probabilmente comunque ci sarà il rinnovo di Chiellini, ma questo bene o male lo sapevamo già. Vedremo se la trattativa si concretizzerà davvero. Ieri era uscita una voce secondo la quale Chiellini addirittura chiedeva un aumento dell'ingaggio fino a 5 milioni di euro per un biennale. A me sembra una voce un po' particolare, un po' difficile da concretizzare. Vediamo se davvero sarà così. In quel caso non so quanto margine di manovra ci potrà essere, anche perché l'abbiamo detto tante volte, Chiellini in questo momento è sì il capitano della Juventus, ma all'interno di una stagione, quindi un anno intero, tante partite ravvicinate, non so quale peso specifico potrà avere a causa degli infortuni. Non tanto perché è scarso, perché è vecchio. L'abbiamo visto, ragazzi, cioè abbiamo visto gli europei, l'abbiamo visto anche l'anno scorso quando c'era, con Pirlo era titolare, ha fatto alcuni errorini l'anno scorso con Pirlo, ma bene o male la Juventus ha underperformato nella totalità, quindi non è Giorgio Chiellini. Però sappiamo anche che il suo fisico non regge tante partite ravvicinate una dietro l'altra per mantenere alto il livello, e che quindi difficilmente sarà considerato un titolare vero e proprio. Poi gli auguriamo ovviamente sempre il meglio, e ci auguriamo di vederlo titolare sempre con la fascia di capitano al braccio, anche in grado di star bene e nel caso di meritare quei 5 milioni. Ma penso veramente che Chiellini in un momento del genere non vada a chiedere un aumento alla Juventus con lui a fine carriera e con la Juventus in questa condizione un po' critica. La vedo come una chiacchiera e nulla più. Però stiamo a vedere. Invece Cristiano Ronaldo torna domani e non va via. E non va via, ma ragazzi, c'è un problema. Al PSG Mbappé sta facendo di tutto, sta facendo il diavolo a 4, perché se ne vuole andare. Vuole andare al Real Madrid. Quindi il Paris Saint-Germain in questo momento si ritrova in questa situazione. Lo cede ora, e quindi deve andare sul mercato per trovare un giocatore in grado di sostituirlo. Lo cede ora a 100, 120, 150, 180, 200 milioni di euro, non so quanto possa valere il cartellino di Mbappé, di un Mbappé che vuole andare via, oppure aspetta un anno e lo fa andare via a 0 euro. Io delle due lo vendo oggi, se questa è la situazione, ma come era Messi l'anno scorso, perché poi magari succede come Messi, poi rinnova addirittura e va tutto bene. Però Messi l'anno scorso a 150 milioni di euro lo facevo andare al Manchester da Guardiola, assicurato, cioè vero come tutte le cose del mondo. Vediamo come ragionerà il PSG con Mbappé, perché l'incastro dei giornali e comunque anche della logica più che dei giornali è: se ne va Mbappé, molto bene, per sostituirlo si va a prendere CR7 e si mette nel Paris Saint-Germain. Però Nedved ci ha detto che rimane. Attenzione, Nedved, per quanto bene io gli possa volere, vi ho fatto vedere anche la maglia l'altro giorno di Nedved, io sono stato addirittura all'addio al calcio giocato di Pavel Nedved, quindi sono super affezionato a un giocatore come Nedved, però c'ha la faccia come il culo quando fa il dirigente, perché sa che ci si comporta così ed è giusto che sia così. Quindi il fatto che Dybala si sta parlando del rinnovo, Ronaldo rimane, Chiellini quando torna lo mettiamo a posto, è un'intervista Sky, non è
giura di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, non è sotto giuramento, no, è un'intervista a Sky. Adesso, per chi come me appunto è sui 29-30 anni, ricorderà Galliani, quando il Milan faceva il mercato ai tempi, che grandissima faccia da culo che aveva Galliani, la rosa era competitiva così, non arriverà mai nessuno, stiamo trattando questo giocatore in particolare, poi invece ne arrivava un altro. La rosa completa, al 31 di agosto si facevano due o tre colpi di altissimo livello e il Milan cambiava da così a così. Tra l'altro noi l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo colpo all'ultimo giorno di grandissimo livello, che è stato Federico Chiesa. Quindi mai dire mai, fino all'ultimo momento del mercato potrebbe arrivare un top player inaspettato anche. Quindi non diamo per scontato che quelle di Nedved possano essere parole veritiere. L'unica che davvero considero ancora in bilico è quella di Cristiano Ronaldo, perché sul rinnovo di Dybala, bene o male, giunto a questo punto, ho ben pochi dubbi. Nel senso, se il procuratore di Dybala dall'Argentina vola fino a Torino, è perché bene o male si è trovata l'accordo e si vogliono limare gli ultimi dettagli, si vuole firmare. A meno che non venga per firmare la cessione di Dybala e presentare un'offerta di un'altra squadra. Però sarebbero stati veramente molto bravi a nasconderla, perché nessuno parla di una squadra interessata a Dybala, di un'eventuale cessione di Dybala, tutti parlano di un rinnovo. Quindi sarebbero stati veramente molto molto bravi a nasconderlo. E quella di Giorgio Chiellini in teoria dovrebbe essere pura formalità, per via del fatto che il capitano vorrà rimanere alla Juventus ancora un altro anno. È stata una richiesta di Allegri. Tra l'altro la Juventus e Chiellini hanno pubblicato le foto con già la maglia nuova, quindi a tutti gli effetti Chiellini pare essere un giocatore della Juventus tuttora. Sullo store è ancora presente anche lui, vabbè che è ancora presente anche Buffon nei portieri, ma questo è un altro discorso. Però non penso che ci saranno troppi problemi. Su Cristiano Ronaldo ho ancora dei dubbi, l'unica cosa che mi viene da dire è un giocatore come Cristiano Ronaldo che rientra a Torino, nel momento in cui rientra a Torino, perché magari non rientra, gli viene in mente di fare un colpo di stato, ma se rientra a Torino per andare ad allenarsi alla Continas, le trova i compagni, le trova Allegri dopo queste settimane in cui veramente non aveva niente da fare, secondo me è perché rimane, a meno che lui non stia davvero aspettando solo il via libera del PSG, che una volta ceduto Mbappé gli apre la strada e se ne va a Parigi. Però non sembra il trattamento da riservare a uno come Cristiano Ronaldo, dirgli beh adesso aspetti poi vediamo. Cristiano, se inizia una stagione, deve iniziarla consapevole del fatto che lì sta bene e lì darà il 100% da professionista serio qual è. Quindi non mi aspetto un Ronaldo che torna soltanto per aspettare mentre si allena un po', sarebbe scandaloso nei confronti della Juventus e dei tifosi della Juventus, ma anche nei suoi stessi confronti. Quindi nel momento in cui torna, la logica mi impone di pensare che rimarrà. E Nedved dice anche un'altra cosa, perché gli fanno questa specifica domanda, e dice: secondo me è un onore che un allenatore possa avere a disposizione Dybala e Ronaldo. Non so se gli allenatori precedenti hanno avuto difficoltà, e per allenatori precedenti, ragazzi, sono Allegri, Sarri e Pirlo. Allegri un po' di difficoltà le ha avute, perché Dybala non ha certo brillato. Sarri di difficoltà ne ha avute ben poche con Dybala e Ronaldo, perché è stato l'unico alla fine ad incastrare una formazione degna di far risplendere Dybala e Ronaldo, ma che aveva dei grossissimi limiti strutturali e che doveva per forza giocare con due linee da quattro molto strette, molto compatte, per difendersi e poi far giocare quei due lì davanti palla a terra tra di loro e basta, e prendere tutto il loro talento e racchiudere negli ultimissimi metri di partita. Mi viene in mente il gol con la Lazio che abbiamo fatto in luglio praticamente. Tra l'altro mi fa ridere perché oggi è il mio compleanno, l'anno scorso ero in barca e tipo il 24, il 23 di luglio avevamo perso con l'Udinese in casa loro col gol di Seco Fofana, quindi non conquistando lo scudetto. Invece domani vinceremo con la Sampdoria con il gol di Bernardeschi che ci garantirà lo scudetto. Quindi domani sarà un anno dall'ultimo scudetto conquistato dalla Juventus di Sarri, che sembra passato una vita perché in mezzo c'è stato pure Pirlo, ma domani è esattamente un anno, signori, domani è esattamente un anno dall'ultimo scudetto vinto dalla Juve. Incredibile, nel mentre c'è stato l'esonero di Sarri, l'esonero di Pirlo, Juventus che quasi non si qualifica per la Champions, l'Inter che vince lo scudetto, l'Italia che vince l'Europeo, il ritorno di Allegri, ci stiamo pensando alla nuova stagione e domani è un anno che abbiamo vinto lo scudetto, questa cosa è clamorosa. E Pirlo che Dybala non l'ha mai avuto a disposizione, mi riaggancio al discorso di prima di Dybala e Ronaldo, al che mi si è accesa una lampadina nel cervello e ho detto: vuoi vedere che, perché Nedved dice sicuramente Allegri sta pensando come farli giocare insieme, in questo momento sta valorizzando alcuni giovani che ha in ritiro, quindi non può per forza di cose ragionare al 100% su Dybala e Ronaldo visto che non ce li ha lì, però qualche idea potrebbe averla, è molto carico, è tornato carico, voglia di allenare. E allora ve la butto lì,
che potrebbe essere un incastro mica male. Io ve l'ho già detto, io non credo che la Juventus riuscirà mai a giocare con questo sistema di gioco, perché secondo me a centrocampo almeno un abilissimo recuperatore di palloni ti serve, soprattutto se è la Juve di Allegri, un allenatore che notoriamente, oltre a dei giocatori, un giocatore almeno con i piedi buoni davanti alla difesa, ne vuole uno in grado di inserirsi, in grado di recuperare palloni e fare tante altre cose. Ma se quel ruolo dovesse svolgerlo Locatelli, giocatore bravo anche in interdizione e bravo anche in inserimento in zona gol, abbiamo visto anche con la Svizzera d'Euro 2020, e l'altro dovesse davvero essere Pjanic, allora ecco che davvero quel 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-4-2, chiamatelo come volete, che dir si voglia, con Pjanic, Locatelli e Dybala, formare questo triangolo di assoluta qualità, potrebbe prendere forma, a patto che secondo me poi vengano inseriti uno tra Rabiot e McKennie come esterno di centrocampo, e l'altro dovrebbe essere Chiesa con Cristiano Ronaldo prima punta. Perché dico così? Perché negli anni abbiamo visto che l'unico in grado di far giocare Dybala e Ronaldo insieme è stato appunto Maurizio Sarri. E qual è la peculiarità di Maurizio Sarri? Non alzare mai il pallone, non perdere mai il pallone, giocare palla a terra, giocare velocità, i triangoli. Ecco, se Dybala e Ronaldo giocano davanti, la palla difficilmente la puoi alzare. E quindi se non vuoi alzare la palla, sicuramente per forza di cose a centrocampo devi avere due giocatori bravi e abili a palleggiare, e sull'esterno appunto, se davanti c'è Ronaldo, che non è proprio un grandissimo colpitore, uno come Rabiot o uno come McKennie, abilissimi ad andare a spizzare quel pallone e a metterlo eventualmente in movimento o appoggiarlo su un centrocampista che andrà a cambiare gioco. Ripeto, io non credo che sarà così, perché secondo me nella testa dell'Allegri c'è uno tra Pjanic e Locatelli e di fianco Rabiot, una roba del genere, o addirittura uno tra Pjanic e Locatelli a centrocampo con Rabiot e McKennie come mezze ali. Ieri Allegri e McKennie gli ha detto di fare almeno 10 gol quest'anno, segno che sul ragazzo ci conta. Però se dovesse davvero essere quel discorso legato a Dybala e Ronaldo là davanti, e il resto è un 4-4-2 con Chiesa quindi sull'esterno e poi l'altro esterno vediamo, è l'unico modo che vedo plausibile per Allegri è far giocare un doppio play davanti alla difesa, quindi sia Locatelli sia Pjanic. In questo momento però è una follia vera e propria, perché abbiamo detto tante volte, la Juventus ha una trentina di giocatori in rosa, se aggiungiamo magari altri giovani interessanti che abbiamo visto ieri che hanno giocato una buona partita. Ieri nel video mi sono dimenticato di dire Peters, ma ne abbiamo detto tutto il tempo in live, veramente non ha sbagliato niente, si è messo lì davanti, non ha sbagliato niente. Aggiungiamo anche tre, proprio esagerare, giocatori dell'under che vanno a completare la rosa della prima squadra. Allora devi fare tante cessioni prima di riuscire a dire faccio addirittura due colpi. Quindi vediamo, ve la butto lì, una spolverata di illazioni qua e là, anche perché quest'anno di illazioni ne possiamo fare ben poche, possiamo soltanto farle su queste robine qui. E quindi niente ragazzi, vi ricordo che io domani vado in ferie, parto, vado in Sardegna, sarò a Cagliari, sapete bene la mia disavventura con l'aereo, quindi atterrerò ad Olbia, e se qualcuno è di Cagliari, ben venga, ci beviamo un Icnusa tutti insieme. E i video però non vanno in vacanza, perché continueremo a farli anche lì, c'è la possibilità di farli dovunque, invece le live si fermeranno fino al mio rientro per una decina di giorni. Per il momento è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi se le parole di Nedved sono veritiere, se ce la faccia come il culo, e se eventualmente questa opzione tattica vi intriga e vi può interessare, e io vado a festeggiare. Ciao ragazzi!